Sotto i riflettori del karate italiano degli anni 60 spicca un nome di eccezione. Un karateka fantastico, un sensei fuori dal normale, una persona che sembra stia sotto le righe ma verrà fuori come un grandissimo del karate italiano. Seguitemi. Nasce a Shizuoka nel 1939. Dalla parte materna una grande dinastia di samurai. Inizia karate a 13 anni, va a scuola, col tempo si laurea in economia e commercio in un'università famosissima molto vicina al karate, la Takushoko University. Un grandissimo karateka di una fama internazionale, verrà fuori sotto sotto, piano piano, fino ad arrivare a una grandissima ascesa e diventerà uno dei più grandi maestri di karate al mondo. Dopo una breve pausa in Inghilterra si trasferisce in Italia nel 64. Prima a Torino, poi a Milano, diventerà un'icona del karate italiano ed internazionale, il grandissimo Masaru Miura. Fonda a Milano il suo primo Ambu Dojo nel 1980 nella famosissima via Pianell vicino alla stazione. Nel 77 fonda la SKKI che poi diventerà la famosa Ski Italia. Diventa direttore tecnico chiaramente della nazione italiana e anche direttore tecnico d'Europa e affianca a quel tempo il grande Hirokazu Kanazawa nella SKIF internazionale, staccandosi poi dalla vecchia JKA. Il grande Masaru Miura lascia un'impronta indelebile nel karate italiano ed internazionale, un maestro fuori dal normale, un personaggio che viene preso un pochino sotto gamba dagli stupidi perché, vista la sua statura, mi sembra il maestro sia 1,50 m, 1,55 m, tutti pensano che non era in grado di fare delle tecniche come i suoi amici giapponesi di quell'epoca, ma si sbagliavano di grosso. Il maestro ha delle potenzialità fuori dal normale, sfrutta la sua altezza, la sua piccola statura per fare un tipo di karate enormemente evolutivo. Sempre senza snaturando lo Shotokan, riesce ad usare a perfezione dei micro movimenti di anca, di leve, di tecniche anche acrobatiche in giovane età, per poi dar vita a un karate veramente fuori dal normale, un karate eccezionale che in pochi riescono ad equivarare. Seguitemi. La mia fortuna è quella di stare vicino per diversi anni al maestro Masaru Miura, un personaggio, come dicevo prima, veramente speciale. La prima volta che l'ho incontrato mi sembrava di aver incontrato veramente il karate in carne ed ossa. Una persona squisita, affabile, una persona molto disponibile, estremamente educata, ma veramente sul tatami una tigre. Il maestro è uno che in tanti stage che abbiamo fatto magari non si vede in mezzo a tutte le persone, però si sente sempre la sua presenza. Un personaggio che ti guarda e non capisci mai cosa vuol dire, se è sbagliato, non è sbagliato, quei classici occhio giapponese, non si capisce mai bene il suo stato d'animo e sembra di essere sempre sotto esame e sotto pressione. Un karate veramente diverso dal classico Shotokan. Lui usa la sua piccola statura per fare questi micro movimenti di anca che sono impercettibili a occhio nudo, ma veramente quando si prova ad attaccare è impossibile entrare. Il maestro ha una velocità allucinante. Io mi ricordo agli stage che mentre spiegava a tutti noi che eravamo seduti intorno a lui, chiaramente chiamava sempre i più grandi, i più forti, i più giovani, i più veloci per dimostrare la sua immensa potenza. Pensate che mentre ci spiegava e ci guardava, il maestro con un braccio parava gli attacchi dell'avversario e tra un attacco e l'altro si aggiustava sempre i capelli. Quando era un po' stufo, con una tecnica velocissima, magari un dashibarai, qualcosa di veloce, entrava dentro e faceva volare il povero malcapitato di turno. Oppure mi ricordo aneddoti ancora più speciali. Magari alla mattina ci si doveva alzare presto, tipo alle 5-6 di mattina, per andare a correre insieme al maestro, e mai chiaramente arrivare tardi, ma anzi sempre anticipare l'orario. E immaginate voi al buio alle 5 di mattina, che tra le facce, specialmente in inverno, avevamo i cappelli, i guanti, tutti imbacuccati dal freddo, non è che ci si riconosceva tutti. Dopo un po' arrivava dalla nebbia il maestro, piano piano ci guardava tutti e cominciavamo a fare un po' di corsa e un po' di allenamento generale. Ci sta che poi magari verso le 11 ci si rincontrava tutti cambiati in karateghi nel dojo,
e magari tra tante persone, vi parlo di centinaia di persone, il maestro mentre spiegava alzava la testa, guardava qualcuno e diceva: te stamani non mi hai salutato. Ma il capitato diceva: no maestro, io l'ho salutato. No, te stamani non mi hai salutato. Pensate voi che occhio che aveva, che ha questo personaggio. Tra tantissime persone riconosceva chi non l'aveva salutato o chi l'aveva snobbato. Quindi un carattere veramente docile, gentile, ma da non sottovalutare. Un altro ricordo bellissimo che ho del maestro, sempre allo stage a Montecatini, mi ricordo, sì, proprio a Montecatini, la sera prima stetti male perché mi fece male qualcosa ristorante. La mattina dopo avevamo gli allenamenti, ma non ero proprio in grado, non avevo dormito, ero proprio a pezzi, non ero proprio in grado di poter fare l'allenamento. Però, per correttezza, andai davanti alla camera del maestro, aspettai lì finché non usciva il maestro, appena esce il maestro mi guarda un po', mi dice: te stanotte non hai dormito, te stanotte sei stato male. Io, prima che aprissi bocca, sono rimasto flashato. Sì, sensei, veramente sto male, però... mi dica lei, fa: no, vai pure a riposarti, non c'è problema. Per dirvi che mente avanti, che occhio clinico che ha questo personaggio, veramente un maestro eccezionale. Il maestro viene invitato sempre nel mondo, da qualsiasi parte del mondo, perché tutti hanno voglia di capire come fa questa persona, ora già di una certa età, piccolo di statura, un fisico non tanto sviluppato, a essere così eccezionalmente forte e eccezionalmente impenetrabile. Io mi ricordo sempre agli stage, il maestro a fine allenamento prendeva sempre gli agonisti, quindi ragazzoni, giovani, forti, grandi, gente che buca i muri con un pugno, li chiamava uno a uno e faceva lo show finale, quando la gente era già un po' andata via, noi lo sapevamo, eravamo un po' le vecchie volpi, stavamo un po' a aspettare, e il maestro prendeva questi personaggi qui, quindi agonisti, ragazzi che non passavano neanche dalla porta, veramente dei macigni. Io mi ricordo veramente ci giocava un po', ma nel senso che loro tiravano qualsiasi tecnica, lui sempre con questa mano, unica mano in cui parava, ammortizzava, ci giocava un po', saltellava a destra a sinistra, quando era stufo buttava in terra, finiva con un pugno senza prenderlo e sotto un altro. Un fenomeno. Un altro episodio che vi voglio raccontare del grande Miura è qualche anno fa lo invitarono alla Takushoku University, quindi una grandissima cerimonia per avere in università un grande maestro giapponese venuto dall'Italia, quindi una cerimonia grandissima li fecero. Tutti questi ragazzi, giovani promettenti, karateka, insomma ragazzi che viaggiano, tutti in fila, e il maestro dice una cosa bellissima. Dice: io non posso spiegarvi la mia tecnica, dovete provare. Allora sembrava di essere veramente all'interno di un film. Uno a uno provavano ad attaccare il maestro e lui uno a uno metteva fuori uso, fuori a capo, non dico a capo, però fuori tecnica ogni ragazzo che veniva ad attaccarlo. Quindi sembrava di essere veramente un film. Questa fu una testimonianza di un suo braccio destro che lo segue in tutto il mondo. Mi ricordo ce lo raccontò una volta a Milano in palestra e ci disse: ho accompagnato il maestro alla Takushoku e sembrava veramente di essere in un film. Uno a uno questi ragazzi lo attaccavano e lui uno a uno li faceva fuori. Uno a uno, uno a uno, uno a uno. E quindi per spiegare la sua tecnica immensa ed infinita. Io stesso, la prima volta che andai in via Pianella a Milano, nel suo primo Ambu Dojo, con tanta riverenza arrivai davanti al maestro. Ho sempre sentito parlare di lui, però non avevo mai avuto l'occasione, e il maestro mi disse subito: ti puoi cambiare? E io: certo maestro. Mi andai a cambiare e anche in quell'occasione mi disse la stessa cosa. Mi disse: non posso spiegarti, devi provare. Allora mi disse: attacca. Io attaccai con una tecnica, sempre con un pochino di, diciamo, di timore verso il maestro, visto la sua età, la novità, quindi non volevo esagerare, sembrava, non volevo essere esuberante. E il maestro, ridendo, mi disse: no, non così fa. Attacca, devi attaccare con qualsiasi tecnica che conosci, con la massima forza che hai. A quel punto feci come mi disse il maestro e non so cos'è successo, perché mi ritrovai volando dall'altra parte del dojo e non capii cosa era successo. Il maestro mi ha veramente disarmato con una tecnica sola, venne lì, mi diede una pacca e mi disse: no forza, tecnica.
E quindi lì capì veramente che avevo davanti il karate in persona, una persona eccezionale. Nel 1997 a Milano si svolgono i campionati del mondo, 67 nazioni, 1500 atleti, un successo fantastico, un grandissimo successo per il maestro, e tutt'oggi il sensei Miura è uno dei capostipiti del karate internazionale, fortuna per noi che ce l'abbiamo in Italia. Cari amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. In questo video ho voluto dare un mio contributo perché ho conosciuto veramente da vicino il grande maestro sensei Miura. Fortunato chi lo segue ancora, perché merita un grandissimo del karate Shotokan, ma un Shotokan molto particolare. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate i vostri commenti positivi, spero, e sempre costruttivi, un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao dal Tempio Massimo.